Bene, partiamo con la ricetta del croissant. Bene, sono passati appena 3 minuti, come potete vedere l'impasto inizia a formarsi, liscio, setoso, molto 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 bello questo impasto, e poi si deve vedere che si è formata la maglia glutinica, quindi andando a fare, a lavorare in questo modo la maglia, si vede che si forma questa fitta rete di proteine. Questo qua è l'impastino colorato. Lo mettiamo all'interno di un sacchetto e lo mettiamo in frigorifero vicino alla pasta croissant in modo che si rilassi la pasta. Abbiamo abbassato molto bene la pasta, ora la mettiamo ancora in frigorifero affinché diventi un tutt'uno fino a completare l'ora di riposo. Quindi in questo caso con la pasta rimanente tagliamo delle fette spesse, così 1,5 cm, e facciamo delle trecce bicolore. I nostri bicolore sono lievitati, come potete vedere, sono quasi pronti per essere infornati. Così, anche la nostra treccina. Questo è l'impasto croissant. Per quanto riguarda invece il nostro cornetto base, come abbiamo visto, questa è l'alta resa del prodotto, molto leggero, come abbiamo visto alveolato regolare. Io spero che questa lezione per questi prodotti ti sia piaciuta e che riesci a riproporli anche a casa in questo modo. Sicuramente, avendo visto i video, ti dico, riguardali anche 3 volte, anche 5 volte, per poter capire bene i passaggi e riproporli a casa molto bene, cercando di rispettare i tempi, gli impasti, i riposi. Ciao!